tutti, nuovo video. Allora, volevo fare sia la recensione dell'aspirapolvere che ho comprato su Amazon e sia l'unboxing. Per cui prima vi faccio vedere quando mi è arrivato che cosa c'è dentro, per cui facciamo l'unboxing e dopo vi faccio vedere la recensione, come funziona e ovviamente se pulisce. Allora, questo è un aspirapolvere, praticamente un robot mini 6D che si usa con il wifi tramite app, che tu ovviamente scarichi l'app sul telefono, sia Apple che Android, va bene, e lo comandi tramite cellulare. Ovviamente vi faccio vedere anche il passaggio, non tutto, ma un po' dell'applicazione, come funziona. Allora, l'aspirapolvere dura 1 ora e 30, per cui pulisce tutta la casa per 1 ora e 30, invece la ricarica è tra le 4 e le 5 ore, per cui deve ricaricarsi tra le 4 e le 5 ore, però dura un'ora e 30 di... Comunque, detto questo, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video, lasciarmi un like se vi piacciono queste tipologie. Se vi piace questo aspirapolvere, seguirmi su Instagram e detto questo, possiamo iniziare. Allora, qui ho la scatola che è fatta così, viene così la scatola. Adesso vi farò vedere ovviamente dentro cosa c'è, che avevo già registrato. Comunque, le caratteristiche ve le lascio qui e in più su. Adesso vi faccio vedere l'unboxing di quello che c'è dentro nella scatola e poi sincronizziamo con l'app e vi faccio vedere come funziona e quanto pulisce. Io l'ho provata da un bel po', per cui vi assicuro che è ottima. I prezzi e tutte le altre cose a fine video ve lo dico. Ovviamente calcolate che l'ho presa su Amazon, per cui era già scontata molto di più. Adesso gli sconti vanno sia bassi che alti, dipende. Comunque vi lascio la clip dell'unboxing e poi vi faccio vedere tutto in poche parole. Manuale di istruzioni. Il robottino. Poi abbiamo questo filtro che è da cambiare quando si sporca. Poi qua abbiamo la batteria. La piantana per collegare alla corrente che ce l'ha presa. E poi sotto abbiamo questi qua che è per la pulizia, che credo che anche questi saranno da cambiare poi ogni tot. E basta. Che bello. Ed era imballato così. Allora, questa è l'applicazione. Ovviamente il mio è M201. Qua ti dice anche se fuori è bello. Poi c'è il salone, la stanza, eccetera. Ovviamente io schiaccio il mio, l'ho collegato, ma tanto vedete. Già visto, e qua è dove lo comandi praticamente. Adesso ho il 56% di batteria perché l'abbiamo fatto andare. Comunque lo puoi telecomandare, fai play e lo telecomandi. Come vedete, e ovviamente si può telecomandare tramite telefono. E qua
qua ti dice quanta batteria ha e in più va da solo lì. Quando la batteria arriva al 25%, ovviamente poi va nella base praticamente, e aspira, gira, fa il suo dovere. È comodo perché ci vuole poco. Dopo vi spiego come installare un pezzettino dell'app, ma è facile. Potete collegarla alla wifi. Qua, se non sbaglio, ci sono altre cose. Qua ti dice il salone, poi la stanza di letto, un'altra stanza, eccetera. Comunque è facile. Vi faccio vedere che ti tira su. E quando va alla base ve lo farò vedere quando finisce. Invece per stopparla facciamo stop. E ovviamente qua c'è il filtro, dove ovviamente praticamente questo è tutto quello che ha tirato su in un'ora e mezza, che andrà buttato, per cui questo è il risultato che ha tirato su la polvere. E praticamente tira su di tutto, ma si vede. La reazione di Candy. No, devi abituarti. Non lascialo lì, non toccarlo. Deve aspirare ancora quelli lì. Dove? Trova. Smettila. Uè. Non devi toccarlo. Ma basta. Ma farai così tutti i giorni? Ok, come avete visto è tornato alla base. Quando si scarica, calcolate che deve essere il 20%, per cui quando è il 20% si scarica e va nella sua base. Non mi veniva la parola. Comunque, niente, allora le caratteristiche le trovate ovviamente su Amazon. C'è scritto praticamente tutto,
per cui io vi faccio vedere solo come funziona, se funziona. Come avete visto funziona, i peli li tira su tutto, specialmente ad esempio se avete un animale in casa vi tira su talmente tanti di quei peli che, come avete visto, la scatoletta era strapiena. Poi vabbè, calcolate che al giorno va 1 ora e 30, per cui dopo si deve ricaricare, cioè, però li tira su diciamo tanto. Quello che ovviamente trovate all'interno della confezione, l'ho già detto, ma ve le rimetto anche qua, vi faccio vedere praticamente quello che trovate dentro in confezione. Ogni tanto va pulito il filtro, quando ovviamente fate andare l'aspirapolvere. L'applicazione, adesso vi metto qua la clip, vi faccio vedere il primo pezzo perché poi dopo cioè, è facile, dovete solo collegarla. Allora, scaricate l'applicazione del nome che la trovate, trovate l'etichetta vicino all'aspirapolvere, per cui voi scansionate l'etichetta, io la chiamo così, comunque scansionate, vi esce fuori il nome dell'app e la scaricate. Quando avete scaricato l'applicazione, ovviamente ci sono tutti i passaggi che adesso vi faccio vedere, dovete collegarla alla wifi, alla vostra wifi di casa. Quando l'avete collegata dovete tenere premuto, ovviamente accendere l'aspirapolvere, tenere premuto per 3 secondi, quando lampeggia giustamente c'è 3 beep se non sbaglio, si sentono 3 beep e poi piano piano si collega con il vostro telefono. Dovete selezionare ovviamente la marca dell'aspirapolvere, io ad esempio ho la M211 se non mi sbaglio, non mi ricordo neanche più, comunque e niente, selezionate la vostra aspirapolvere di modello, io ho preso questa qua, M211. E comunque vabbè, è facile, è inutile che cioè, dovete solo, diciamo, leggere quello che vi chiede l'applicazione, andare avanti, è facilissimo. Noi calcolate che noi l'abbiamo abbiamo scaricata con 3 telefoni, per cui in 3 telefoni può essere, diciamo, collegata all'aspirapolvere. Allora, su Amazon io l'ho pagata 89,99 euro anziché di 159,99. Praticamente avevo lo sconto del 70 euro di sconto. Avevo, calcolate che io l'ho presa il 9 febbraio, adesso siamo a marzo, per cui è passato ormai più o meno un mesetto, perché questo video non so quando uscirà. Lo sto registrando prima, comunque calcolate che l'ho preso a febbraio, la prima settimana di febbraio, e costava 89,99 euro, era praticamente con lo sconto, cioè ti tiravano via 70 euro di sconto. Invece adesso dovrebbe costare di più, ma se non sbaglio c'è ancora uno sconticello, perché ogni tanto Amazon fa gli sconti, per cui io ve la consiglio perché è un'ottima aspirapolvere, per ormai che è passato quasi un mese, perché volevo provarla prima di fare la recensione, per cui calcolate che dopo un mesetto che la sto usando io mi sto trovando bene. Poi è facile anche perché la comandate tramite telefono e secondo me è molto utile, perché quando tu ad esempio vuoi fare una stanza io faccio le stanze, ad esempio il salotto, il bagno, la cucina, il corridoio, la camera, ogni tanto faccio anche la cameretta, però dipende. Poi dipende ovviamente la vostra casa, se è grande, se è piccola, tipo la mia che è abbastanza grande. Calcolate che fa più o meno queste stanze qua, in 1 ora e 30 minuti fa queste stanze qua. Dipende se è tanto sporco il pavimento eccetera, però se ad esempio voi mettete l'aspirapolvere in una stanza come ad esempio il salotto,
Quando l'aspirapolvere ha già pulito, diciamo, il pezzettino di salotto, voi andate in sala, pulite quello che, non so, lavate il pavimento, eccetera, e poi, intanto che voi lavate il pavimento, potete praticamente prendere l'aspirapolvere, cioè telecomandarla e farla andare in bagno, così almeno intanto che l'aspirapolvere aspira in bagno, voi già state lavando il pavimento della sala. È molto comoda, sinceramente, così almeno fai più in fretta e poi decide tu, cioè hai il telefono con questa applicazione, decidi te. Per tutto quello che volete sapere, ovviamente io non sono esperta, faccio questa recensione di come mi sono trovata io e come si usa, per cui non sono esperta di tutte queste cose qua. Però se volete, non so, scrivermi sotto nei commenti quello che volete, una domanda di come si usa, fatemelo sapere sotto, cioè di come si usa in senso se ho dimenticato qualcosa che voi non so, non sapete, fatemelo cioè scrivetemelo sotto nei commenti che poi ovviamente nel prossimo video vi risponderò. Farò come ho fatto con la macchina del caffè, che ho ricevuto tanti commenti, poi ho fatto un altro video a riguardo. E niente, io credo che ho detto tutto. Ripeto, andate su Amazon, io vi ho lasciato il nome sopra, non è una sponsorizzazione, per cui non vi lascio giù il link dove ho acquistato l'aspirapolvere, perché non è una sponsorizzazione. Se volete il link dell'aspirapolvere di Amazon, scrivetemelo o sotto nei commenti oppure in privato, mi trovate su Instagram o in privato direttamente, tanto c'è anche sotto la mia mail. Per cui lì su Amazon ci sono tutte le caratteristiche, tutto quello che volete sapere. È inutile che stavo qua per fare durare il video tanto. E niente, fatemi sapere se avete qualche domanda in più, se non ho detto qualcosa che vi interessa, fatemelo sapere qui sotto, così vi risponderò nel prossimo video. Spero che questa recensione e un unboxing vi sia piaciuto. Credo che vi ho fatto vedere tutto, perché tanto alla fine non c'è tanto da vedere, doveva solo aspirare. E niente, vi ricordo di lasciarmi un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina e se volete seguirmi su Instagram, che lì ci sono qualche spoiler in più, in poche parole. Detto questo, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, aspetto giù i vostri commenti. Ciao e al prossimo video!